merito là non capivo dove andare, se andare su di là o su di là o chissà dove. Ma ci sono animali che sgroppano, c'è un capuscio, stambecchi. Poi ho visto sto canale imboscato dietro quella balza rocciosa, credo che sia questo quello da risalire, credo, boh. Passare, oltrepassare questa morena, andare di là, cosa che mi pare, o girare a destra e seguire il canalone, cosa che non mi pare, credo, però quando sono su la vedo. Per ora mi sono fatto sta canala e poi tutto di là a destra. Però vediamo di salire con calma. Guarda la strada di partenza, canalone fatto fino adesso, qui sono proprio sulla morena, anche se mi sembra strano perché verrebbe da andare su di là. Credo che invece si debba scendere e prendere quell'altro canale e salire là in mezzo. Credo che sia di là, quindi proverò a far così. Anche se sembrerebbe che bisognerebbe salire di là, ma comunque credo che la via fosse di là. Oh, meno male che c'è un po' di sole perché ero partito col nuvolo. Il cervino però non si vede. Eccola la vetta del Montrousse, si vede la croce. E questo è il canalone che adesso provo a fare, che a questo punto deve essere questo. Bene, inversione ogni 3 metri qua. Comunque adesso la via è questa qua, ma sono sicuro. Quella a sinistra è il Montrousse, là c'è quel cucuzzolo, poi si va a destra. Dopo si dovrà vedere il castelletto Wimper. Wimper. C'è ancora un bel toc. Boh, proviamo su di qua. Credo, non so. Porcaccia. Troppo ripido qua, e poi l'ha ghiacciato. E qui una gonfia di neve, ho dovuto farla con gli sci in mano, in spalla. Ho camminato da là sotto. Sto ripidone, adesso qua si fa un pelo più tranquillo. Vediamo dietro quel collettino cosa c'è, perché a questo punto non so che strada ho fatto. Il canale mi ha fatto impazzire. Tutto sci spalla, neve fino alle ginocchia. Ora si apre sto ampio vallone. Credo che lo devo fare e poi sterzare a destra. Il canale è ripidissimo praticamente con gli sci. Era quasi impossibile farlo, poi condizioni di neve non buone. Quindi l'ho fatto a piedi sfondando. Forse si poteva salire anche dal canale di là e risalire di lì. Forse quella è la via più facile. Vabbè, ho tirato su dritto come al solito. Adesso provo a fare sto vallone, forse dietro di là poi si dovrebbe vedere il castelletto. Ecco il castelletto, che sembra che faccia una V. E quella là è la cima dello Chateau des Dames. Boh, provo ad andare su di lì. Wow, che tracciata! Spalla! Adesso provo a fare sta spalla, andare su di là. Il castelletto è lì, bisogna arrivare lì sotto. Prima tappa. Che storia, vedere le tracce. Mamma mia, sto proprio battendo qua. Così. Ora appunto il colletto. E il castelletto è là in alto. Giornata bella, freschina. Si poteva anche segnare la russa, la via normale, l'avevo fatta. Male da questa parte, quella cresta, si sale a russa, la c'è la croce. Ma io adesso voglio andare di là. E beh, spacca è questa. Monte Rosa, là davanti. Beh, pazzesca la mia traccia là, incredibile. Poi ho fatto tutta sta spalla. Qua siamo a russa. Qua non fa questo adesso. E là c'è il castelletto. E là c'è lo Chateau des Dames. E gli ski, li molla lì giù al colle e poi fa la discesa che devo fare io. Loro se la fa con l'elicottero. Guarda lì là, maledetti. Maledetti, ma io salgo ancora un po'. Si può salire ancora un po' più su. Ma qua un po' da interpretare. O era là dietro o di qua. Boh. Eccolo lì il canalino putrido che mi devo sparare. Ci dovrebbe essere anche una corda da qualche parte, forse. Ma non lo so quanto sfondosa. Cercherò di mollare qua gli sci. Vediamo se riesco ad andare su di qua. Si procede a rilento perché sfondo molto. Però la vedo la corda. Canalone molto ripido, neve polverosissima. La situazione è un ripidone così, io arrivo da di là. Quelli degli ski sono già scesi. Panorama che si sta aprendo bene. E il sole brilla abbastanza. Ora faccio il traverso, punto la corda e faccio roccia. E poi sono sotto al castelletto Wimper. Anzi, Wimper. Si dovrebbe dire.
Dai, proviamo. Si sfonda, ma pian pianino. Meno male che c'è la corda. Porco zio, soprattutto scendere. Se dove scendo così, io però ho fatto il traverso là e mi si sono là. Boh, qua sono. Così che da di salire su di qua. Lì c'è il castelletto, poi lì sono sul colle. Il canalino, madonna quanto è ripido. La si intravedono gli sci. Cresta. E tac. Sulla cresta. Dietro di qua e poi tutte le creste un po' rocciose, un po' ripidoni così. Tipo Gran Turnalena, una roba del genere sta salita. Molta, molta delicatezza ci vuole. Eccolo al bivacco Florio. Oppure adesso poi vedremo il ritorno di farla con calma. Là c'è la Lusenei. Eccolo, là c'è il Cervino. Spunta appena appena fuori. Invece qui il Mont Blanc du Creton, il Monte Rosa è ben scoperto. E di là il Gran Turnalena e compagnia sono ben puliti. E là la Tersiva. Boh, un ultimo sforzo, vediamo l'ultimo tratto com'è. Mamma mia, che salita, ragazzi. Adesso, come al solito, devo pensare alla discesa, ma... Mamma mia, che fucilata questa montagna, in inverno. Siamo quasi a 3.500, 3.488. Alla fine tutte arrampicate su roccia del calibro di questi canaloni. Così, tutta quella cresta, tutta quella cresta affilata fino al castelletto Wimper, e poi giù dei canaloni. Bellissimo di qua, Monte Rosa, Cervino sbuca adesso là, lì la grande muraglia, e qua invece dalla parte della Valpelline è un po' più coperto, però si vede bene la Becca di Lusenei, eccola là, l'Emilius, Tersiva e compagnia, cantante, verso il piano molto bello. Una salita veramente provante mentalmente e fisicamente, perché è abbastanza lunga, ma soprattutto mentalmente, perché da soli così su ste zone qua c'è da cagottarsi in mano un poco, e non è finita, anzi sono solo metà. Questa panoramica è per il mio amico Gio, che lui è un fan del bivacco Florio. Eccolo là Gio, il bivacco Florio. Questo è il panorama dallo Chateau de Dames, in invernale, in solitaria. Oh, ciao Gio! Eccolo là, il bivacco.
Roberto. Vallata. Mamma mia che freddo. E qua invece verso il bianco è coperto. Boh, vado giù al volo. Vado giù da qua. E adesso faccio sto traverso, becco quella gonfia di neve e vado giù dall'altra parte. E poi becco la cresta, quella là, devo beccare quella cresta lì. Cresta, cresta, cresta un po' più facile. C'è ghiaccio, non è difficile. Bello sto traversino adesso da fare. E poi giù dalla cresta. Là in alto si vede la vetta, tutta la parte rocciosa che ho dovuto fare piuttosto. Il Cervino è un po' coperto, invece Monte Rosa è ben aperto, è compreso tutta la zona di là. Là c'è il castelletto Whymper, devo raggiungere adesso dietro quella gobba, c'è una cresta affilata, rocciosa, ghiacciosa. Come se fosse una cresta rocciosa, poi ecco quel canaletto, si dove il monte, è tutto così, fino appena davanti al castelletto. In fondo c'è la vetta, adesso la esce il Cervino, che rosa, se questa rocciosa, canaletto un po' insidioso. Ora devo risalire di qua e andare dall'altra parte. Qua è bello ripido, poi là c'è un salto, quindi occhio. Ecco, lì c'è quella cresta affilata che non era stata per niente facile, e poi là sotto al castelletto, giù a sinistra nel canalone putrido. Un po' più facile, si sfonda di brutto adesso, e poi là c'è la parte là, l'avevo fatta in traverso con la picca, era durissima, adesso spero che abbia mollato un po'. Qui c'è il castelletto e si va giù così, si percorre questa bella cresta, un po' affilatina qua, abbastanza dura. Qua interrompo un attimo le trasmissioni perché qua devo stare un attimo proprio all'occhio, e poi giù da quel canale e là ribecco, eccolo là, le mie impronte degli sci. Eccola la cima in fondo, ormai tutta la parte rocciosa, quella cresta, l'altra cresta rovinata, tutta questa cresta qua. Ta ta ta. Qua sono sotto al castelletto, qua ora vado giù a ritroso, becco quelle rocce, là sotto c'è la corda, cerco di agganciarmi bene, rifaccio il traverso nella neve e vado a ribeccare la sci. Il Cervino ora sta spuntando fuori meglio, eccolo là. È raggiunta corda fissa, ora sono qua un po' a gambe aperte, così. Si scende giù dalle rocce, ma almeno c'è la corda. Me la lego intorno al braccio che fa da freno e vado giù. C'è ancora sto bel canalone, poi raggiungo gli sci che sono là. Eccoli là. Cervino è lì, Monte Rosa. E poi tutti i canaloni da fare a sci ai piedi. Devo solo farmi sto canalone qua con la corda e basta. Là c'è il castelletto che salutiamo. Ciao castelletto. Boh, è tutto a posto, sì, dai, piano vado giù, mi faccio anche sto pezzo. Aspettando, andato così, adesso vado giù di là, faccio il canalone e boh, si viene giù da paretoni così, ma si fanno, dai. Sono un po' qua su chi va là. Bello, bello. Oh, parte con la canapa fatta. Canapa, canapone. E qua adesso vi faccio sto diagonalozzo. E là ci sono gli sci. E poi da con gli sci via giù a sciare. Che vento che tira ancora qua. Eccola il Cervis.
di sci. Ecco il traverso fatto e poi là tutta la salita pazzesca. Mamma mia, che scarica ragazzi. Sono ore di adrenalina che ho il teso come una corda. Però dai, sono arrivato di sci adesso con calma. Speriamo in bene. E poi tutta la discesa con gli sci. Il sole la fa ancora da padrona, anzi ancora di più. Il Cervino esce, il Monte Rosa è fuori. È tutto molto sereno e molto bello. Qua c'è la mia strada di salita, zigzago. Ora mi faccio tutto il traverso e poi giù dai canaloni fino ad arrivare giù a Cervinia, a Valtournache. La parte alpinistica è stata veramente tosta, che mi ha fatto veramente penare, però bella. Niente di forse di esagerato, sì, alcuni punti, però insomma è lunga, è lunga, è lunga. Già è lunga la pellata, arrivi già stanco qua sotto. E poi dei paretoni così, cazzo. Ghiaccio e cose. Mi serviva la seconda picca, non ce l'avevo. Ma insomma è andata. Boh, levo le pelli e vado giù. Con gli sci, vediamo un po' cosa salta fuori. E sono riuscito a mettere gli sci, che qua è ripidissimo. Però ho scoperto un sistema. E boh, adesso provo ad andare giù da questi canaloni e via si scende. Giornata sempre più bella, sempre più soleggiata. Salutiamo le parti un po' incasinate alpinistiche. Adesso iniziano le parti sciistiche. Eccoci qua, appena sotto il Colle Ripido. Che bomba spaventosa, che condizioni. Neve spolverosissima. Adesso mi sono fatto da sotto il castelletto là tutto quel traverso, quello scodinzolino. Qua ora il Cervino ogni tanto esce, ogni tanto no, il resto del panorama è pulito. Ora giù da quei canaloni ed è tutta una serie di canaloni pazzeschi. Vabbè, da non credere. Ecco, quello è il Montrus. Il tempo è bello, è bello. Panorami eccezionali. Invernali, spettacolo. Canaloni intonsi, a parte quelli là, maledetti degli ski, se no ero l'unico qua sopra che faceva traccia. Vabbè dai, bellissima alpinistica, adesso si scende giù e sembra anche una bella sciistica, condizioni perfette e qua fa anche meno freddo. Madonna, che muro che ho fatto, porca Eva. Ora giù di qua, là c'è uno ski alp. Non so se uno ski alp, uno di quelli degli ski, ma non credo che salirà più su di lì. Mamma mia, che roba, pazzesco. Che giornata, che serpentina house. Boh, giù, vado a salutare lo ski alp e giù da questi canaloni. Ecco, non dico ski alp. Ok, lo ski alp infatti si ferma là, aspetta gli amici che sono sotto. È il loro capolinea. È tedesco. Ma io ragazzi, guardate che roba, io delle vallate così ne ho fatte tante, ma io robe così veramente mai viste. Ma che canaloni spettacolari, ripidi, poi là un po' meno, scodinzolo, ta-ta-ta. Scaricato un po' lì adesso col caldo, ma poca roba. Comunque anche il tedesco mi ha detto che non c'è pericolo valanghe oggi, per cui infatti c'era degli ski. Pazzesco, che roba, che giornata, che neve, che canaloni. E che alpinistica, porca miseria, wow, cascatazze di ghiaccio. Boh, ora me la viaggio giù di qua a Scodinzolaus. Ecco qua, il canone è fatto, poi tutto quello a destra, là c'è l'altro amico del tedesco, il canalino stretto e poi su di là c'è il pianoro. Eccolo là l'amico che scende, wow, dai, se la cava bene, ha fatto un bel volo. Eccolo là, boom 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 boom, giù a valanga. Ma anch'io ho appena preso una facciata, ho fatto un po' il pirletta qua sotto e bam, e ci sta, dai, tutta polverona. Però ho fatto degli scodinzoli qua. Oh, si ridiscende, qua c'è ancora tutto il canalone, poi devo imboccare l'altro e poi siamo giù. E là si vede Cervinia, stupendo, buona. Si va. Qua sono sulla morena, quello è il canalone fatto. Poi ho tagliato su. Adesso mi devo rifare tutto sto canalone, girare dietro alla morena e arrivare fino in fondo alla strada.
poi la gita è andata. Che roba pazzesca, pazzesca, veramente incredibile. Una roba così, fate, ma una roba così, mi sa che è così stupenda, pazzesco. Che ambientazioni, bello, veramente bello sta sciampinistica adesso. Tratto finale, dopo sto canalone, un po' di boschetto radissimo neanche, e poi sono arrivato. Sì, lo giriamo adesso. Roba da pazzi. Bellissimo. Eccola qui, la via di salita. Ora sono sulla statale. Dietro c'è Courmayeur. E qua c'è tutta la via di salita, tutto quel canalone. Là si vede il castelletto Wimper e la cima dello Chateau des Dames. E la cresta adesso sotto l'esposto dei venti, ma anche prima. Eccola là, pazzesco, tutta la via di salita. E poi adesso sono salito di là. Ah, c'erano i tedeschi che mi hanno salutato. Volevano darmi un passaggio a Courmayeur, mi ha detto che ho la macchina qua. Cioè, a Cervinia, ha detto che ho la macchina qua. Eccola là. E boh, gita pazzesca, una roba impressionante. Mi ha veramente stupito. Stupenda. Adesso capisco perché fare gli ski qua. Perché quei canoni lì sono bellissimi. E poi vabbè, salire in vetta, una bella alpinistica tosta, tipo Gran Tournalen invernale, forse anche di più, non lo so. Le creste sottili, poi i pendiripi di roccia si equivalgono. Bella, una bella impegnalata. Dai, mi sono impegnato anche oggi. Boh, qua c'è tutta la Grande Muraglia, là c'è il Cervino, è un po' incappucciato, un po' no. Questo adesso io mi ritorno a casa e poi mi rilasso che ci vuole, ma non sono neanche stanco comunque. Oh, ciao ciao, ci vediamo.